blocca la strada. Spegni. Attenzione. Guardate bene. Tu l'hai vista? Guardate qua. Ingresso, corridoio, sala. Voi due scendete dalla scogliera e a mezzanotte 25 entrate dalla cucina. Mentre noi entriamo dall'ingresso. Su, gli orologi. Allora attenzione, pronti per mezzanotte 25. Su, avanti signori, avanti. Un po' di gioco allegro per piacere, avanti. Ma diavolo, ma ti vuoi decidere a giocare? Ecco, allora, siediti qui, avanti, banco, siediti. 20.000. Vedrai che vincerai. Proviamo prima, Cedame. Hanno il coraggio di chiamarlo scemè in questo strazio. Oh, valeva proprio la pena di darsi da fare. Ma Dandalia? Sì. Due molari, sostituzione del canino. E che cos'è questa roba? Il conto nel dentista. Marito di Portale qualcosa di scritto. Credo proprio che sia lui. Guardi la firma. Il taglio della T. Oh, mamma mia, ma che cosa mi combina? Ma signora mia, guardi qua, guardi, guardi che non corrisponde. Gliel'ho detto che sarà uno straniero, un uomo che deve arrivare da molto lontano. E in principio mi farà molto soffrire. E difatti lui è ungherese, in quanto a soffrire... Sì, trapano, ma insomma, signora, vogliamo essere un momentino più serie? Via qua. Dunque, sarà un uomo eccezionale, un uomo che deve arrivare perlomeno in yacht. Ma si calmi, si calmi. Il dentista ce lo teniamo come riserva, eh? Ci siamo, signora, andiamo, andiamo. Calma, presto, 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 calma. Fate piccolo, su. Permesso? Scusatemi la palla. Ale, circolo, 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 su. Momento. Dai. Chiudi. Silenzio, zitti. Silenzio, signori. Catena, catena, presto. Ehi, giovanotto, sulle mani. Commendatore, attento. Chi mi chiama? Chi? Ah, sì, scendo. Scendo. Avanti, facciamelo ancora. Scendo, accendo la luce. Dove la luce? No, per carità, signor commissario, madame in trance. La luce improvvisa potrebbe ucciderla. Piano. Sono in campo le milizie. Prendo il comando per Santo Giovanni! Fatemi fare, fiorentini! Avanti dalla destra! Avanti ancora! Che fortuna, signor commissario! Via Giovanni dalle bande nere! Spirito di prima categoria, messaggi infallibili! Messere, con chi combattete? Con napoletani. E come va la battaglia? E come ad andare? Si vince. Bene, bene, magnifico! Scrivere Fiorentina-Napoli, 1 e 13! Che 13! E poi? Inter Atalanta. E che lasciano di Bal con l'Atalanta. Abbiamo già vinto domenica. 4-0. Ehi, tu, accendi la luce, presto! Presto voi, che cosa aspettate? Avanti, avanti, avanti! Coraggio, madame, coraggio. Veniamola con queste buffonate. Signor commissario, io protesto nella maniera più energica. Protesto anch'io. Lei, signorina, non aspetta, si accomodi da quella parte. Presto, meno storie. Ehi, voi due, perquisizione. Ah, dove sono? Per ora sta qua, ma ce ne sta poco, gliel'assicuro io. Dove sono le carte? Fuori, dove sono le carte? Che il passon, mon Dieu, che il passon, là nel cassetto. Costa te un siluro, triplo. Dove sono le carte? E che schemole usa più? Regardé! Regolare certificato di abilitazione all'astro psico chiro carto chiaroveggenza! Attestato del centro studi metapsichici di Anversa! Diploma dell'Unione Fakiri di Calcutta! Diffida della questura di Genova! 3 processi per truffa! Con luminoso trionfo della giustizia! Per mancanza di prove, lo so, ma io non c'è caso! Me calmez-vous, mon secrétaire! No, me calmez-vous! Voilà le chiavi! Io non c'è. Vede, se c'è un momento pericoloso nella vita nazionale, è proprio questo. Fine villeggiatura. Le malinconie autunnali, con le conseguenti crisi politiche, lasciando a parte i protesti cambiari, sono dovute a una forte importazione in città di delusioni femminili. Fine villeggiatura. La mia missione è chiara, no? Ma basta!
Signor commissario. Cosa c'è? Una pistola. Ah, detenzione di armi. Permettemo, commissario, permette. Ah, no, fermo. Siete giù. Giocattolo. Ha visto, signor commissario, che è tutto innocente qua dentro? Adesso senta, devo dirle due parole. Due sole parole. Ah, no, basta. Gliele dirò io due parole. Te la pianti. Nient'altro? Tutto in regola? Documenti a posto? Sì. Va bene, sgombrate. Ehi, voi. Voi due, domattina al commissariato. E perché no? A che ora? Alle 10. No, facciamo a mezzogiorno. E perché? Ah, perché non vorrei sacrificare la mia partita di pesca. Ah, è così bella in queste prime nebbie mattutine il passaggio delle triglie in amore. Tira! Sì, dai! Ehi, dai! No, io mi apro subito. Che meraviglia! È buon segno questo, buon segno. Quanto può, quanto c'è? Nulla. Come nulla? Nulla, perché questi me li tengo io. Due mesi di paga, tre scatole di sigari e questi per la barca. Quale barca? La barca è piglio oggi, ritorno a Livorno. In barca? Beh, come ci vuole andare, a piedi? In casa c'è l'affitto da pagare, qui c'è il droghiere, qui c'è il macellaro. Ragazzi, me lo dite di dove si passa? Sui odi ci sia mina male. Io fo tutti i mestieri, ma la fachira nostra? No, no, non è più aria, io mollo. E la nostra società? Per me è bella e sciolta. Ma qui c'è da farsi venire in ulcera sullo stomaco. Tutti i giorni si mangia meno e si digerisce peggio. E ti trovi sempre le guardie proprie di ogni momento. Date retta a me, ragazzi. Venite via e in barca. Aveva ragione il mio nonno, pover'uomo. Quando l'andavo a trovare a Porto Longone me lo diceva sempre. Bimba, in mare non c'è cantonate e le gente le vedi di lontano. Allora qui, sul bene di mia madre, ci beccano tutti a buo di gallina. Costantin. Ma Costantin, la senti? E non dici niente? No, perché dovrei darle ragione. Anche tu. Oh, Costantin, non sei proprio più l'uomo di Algeri. Madame, due mesi di lavoro e voilà le capital. Costantin, sarebbe la prima volta che ci ritiriamo sconfitti da un'impresa. Anch'io ho avuto un nonno e mi diceva, ragazzo, si può perdere ad Austerlitz e vincere a Waterloo. Per fortuna mio nonno stava zitto e lavorava in silenzio. 25 anni nella sua piccola tipografia giù in cantina. Una sola frase al processo. Quando gli dissero che era costato lo Stato non so quanti milioni di loro, rispose: signor Presidente, lei non sa quanto costi ad un artista adattarsi al cattivo gusto di questi nostri biglietti da mille. Ma lo disse dopo 25 anni di lavoro e voi vi rendete dopo due mesi. Cleofe, resisti. Signora. E non mi pare il solito sproloquio sulla difficoltà di trovare persone di servizio. Rammenta che ho fatto di te una dama, quando vuoi. Oggi tu hai un avvenire, conosci la cucina internazionale e sei anche una brava cartomante. È proprio lì il guaio. Perché? Ma come perché? Ma guardi cosa mi viene da tre giorni. Vediamo un po'. Eh beh, vabbè, qualche contrattempo, qualche piccolo contrasto. No, questa è galera. Me l'ha insegnato lei. Ma Cleo, lo sai perfettamente che la cartomanzia è un'arte un po' elastica. Vediamo un po'. Sì, 10 di picche, 2 di fiori. Boh, lo so, qualcosa di chiuso, di poco arioso, ma non è detto, non è detto, per carità. Che vi dicevo? Arrivi, arrivi, guardate, qualcosa si muove. Ma ve l'ho detto, 4 di quadri, per forza, ma per forza. Me lo sentivo, me lo sentivo. Si farà cittadini del mondo. Ehi. C'è una certa aria di... Non mi sembra niente di meglio del normale turismo. Per riunirsi al congresso. Oh, che stufido, che congresso! Che congresso? Sì, oggi al casino ho qualcosa sulla pace. Pace no, mi pare che ci sia del movimento, vero? Pace, signori, non può essere ordinata, imposta così, come si impongono le guerre. Ma non è un uniforme da indossare, ma è una verità. Verità che deve scaturire dalla più intima profondità di noi stessi. Non ci può essere pace finché non ci sarà pace nel cuore degli uomini. Uno dei primi, forse il primo scopo del nostro movimento, per il cui raggiungimento trovai larga comprensione nel direttore di Paralleli, che mise a nostra disposizione la sua splendida rivista. Il primo scopo, dicevo, è scaturito dalla necessità di liberi incontri tra gli uomini,
fuori da qualsiasi fraudolenta deformazione statale. Solo dalla libera conoscenza può nascere quella libertà dalla schiavitù che lo Stato impone con la sua arma più potente, la paura. E la liberazione dalla paura vuol dire liberazione dall'odio. Ma come? Da dove cominciare? Non avemmo dubbi. Si incontrino per primi quegli uomini che, accecati dalla frode statale, tentarono di uccidersi nelle tenebre più fitte che mai abbiano oscurato il mondo. In questi luoghi infierì la battaglia. Che cosa vedeste voi, ciechi di odio, della trionfale bellezza di questo paese? Niente! Ma oggi no! Oggi potete vedere tutto nella serenità dell'amore, perché mi auguro che dalla reciproca conoscenza fiorirà reciproco amore. A voi, gente di ogni paese, pellegrini d'amore, il mio saluto, il mio messaggio di pace che a vostra volta porterete nel mondo. Presidente del nostro movimento, dell'onore concessomi con l'incarico di premiare i vincitori del nostro primo concorso internazionale tra gli ex combattenti di tutto il mondo per la più bella frase auspicante la pace universale. Signori, ho l'onore di annunciarvi che per voto unanime della giuria è stato dichiarato vincitore del nostro concorso Coppa d'Oro per la pace e 3 mesi di soggiorno nel nostro paese, il signor Kaikiro Eguki, Giappone. Secondo premio ex aequo, Coppa d'Argento per la pace, 2 mesi di soggiorno nel nostro paese, al signor Sigmund von Schwarzenhause, Germania, e al signor Bill Miller, Stati Uniti. Presidente del locale ente di cura, ringrazio i signori presenti per avere accolto la nostra modesta ospitalità. Rammento che un vaporetto è pronto per un'escursione al golfo. Alle 13 precise, colazione nelle sale dell'albergo Astor. You speak English? No. Sprechen Sie Deutsch? No. Sorry. Goodbye. Auf Wiedersehen. Ich möchte in die Richtung fahren. Cosa? Hey, driver. Volere andare là? Yeah. Anch'io volere andare là. Ah, tu parli italiano? Poco poco. Non è possibile andare insieme? Yeah. Good. Sempre diritto? Yeah. Dite voi dove fermare. Andare ancora? Yeah. Tu dove andare? Come? Passeggiare, tu dove andare? I also, anch'io passeggiare. Stop here. Io arrivato. Hey, you! Where are you going? Anche io arrivato. Here? Strange, molto molto strano. Tu dove andare, eh? That's it's meine Sache. Tu non parlare più italiano. Dai. Giovani. What? 2000. Ah, I see. Lass das sein. Gib's dem Kerl. Drop dead.
Vai, Palmira! Ma te lo voleva Arvizio aspettare la mancia, no? Pinocchio sì! Vai! Cosa volete? Oh, just for look and see. Ah, Mano? Oh, hello, how no, are you? No, Mano, eh? Leggere? Ah, giuoco, ho capito. Alle 10. Ah, sì, ma voi state... Fermati, oh, cos'è? Oh, giovanotti, porca miseria, non c'è nessuno. Ma me lo volete dire chi cercate? Quiet. Fermati te, ma dove vai? Ti potresti essere un tombolo? What do you mean, tombolo? Tu sei night fashion, when you old bad lights? Ma guardali, oh, padroni di Asa, ma dove andate? Oh, giovanotti, fermati, ma ti potresti in piazza Mazzini? Ferma, maledetto la terrazza. Giovanotto, dove vai? O mi fate compromettere perché ci spiglia se giolasse, eh? Ve ne dovete essere scordati che siamo fatti a Livorno. Don't grateful bang, after all we did for you. You should talk like that to me. All you can remember is Tombolo. Tu madre, per piacere. Now, why did you think I came here, huh? To steal? Get wise, mammy, open the war's been over for 8 years now. Yeah, but endlich, auf und lass uns in Ruhe. Ho capito, ci risiamo. Deve essere ritornato Hitler. Signora, oh signora, signora. Signora, mi lasci fare che gli spacco la testa. Ci penso io. Buongiorno. Buongiorno. Good morning, Nini Frau. Good morning. Tu padrone di casa? Già. Sigmund von Schwarzenhausen. Bill Miller. How do you do? Questa stanza è la mia stanza in guerra. Hier habe ich gewohnt. Questa stanza è la mia stanza in guerra. E ora momentaneamente mia, scusate. Io non conoscere voi. Quando io arrivare, casa nessuno. Dove essere voi in guerra? Guerre? Bombe? Io filare. Io arrivato, io ho preso questa stanza. Io avevo preso tu questa stanza. Tu nicht preso. Io ho lasciato questa stanza, ho scritto mio nome. My name is... And io ho scritto mio nome. Oh. That's my name. Ecco mio nome. Tu hast mein Name ausradiert? Yeah. Oh, du scheinst mir ja frech zu werden. Jetzt pass mal auf. Take it easy, bud. Take it easy. Don't get yourself up in an uproar. Signori, signori, calmatevi. Fatemi capire qualche cosa, no? Uno per volta. Lei? Vada là. Vada là. Lei venga qui. Venga qui con me. E mi dica tutto. E allora? Questo è il mio diario. Jawohl. Giorno 23 giugno 1944, ore 9, essere arrivato a questo paese. Io, Oberleutnant in Regimentskommando. Io, besetzt, occupato questa casa per comando. Questa stanza era mio. Ah. Voi parente questa ragazza? Cosa? Voi parente Giulietta? Ma chi? Questa. Chi essere questa? Voi non parente? Ah, è mio nipote. Io sono la zia, la zia. Zia? Ach so, tante. Ach so, tante, io. Ogni sera, dopo guerra, molti, molti cannone, c'è. Colpi cannone. Io tornare qui con Giulietta. Restare solo. E mi innamoro di Giulietta. Giorno, bam, bam, bam. Molto, molto cannone. E notte, amore. Giorno, bam, bam, bam. E notte, amore. Da 23 giugno a 5 settembre, 73 notte d'amore. Già 73, 73 notti, Giulietta. Io, Giulietta. 73 notti? Richtig. Tutte le notti? Tutte notti. Tutte notti fino a 5 settembre, ore 17. In grande stanza, comandante Vereinigt Offiziere e da ordine partenza. Io non voleva. Resterà qua. Di quelli nessuna paura. Mio comandante avere ordine partire. Dopo guerra ogni giorno voleva tornare a trovare Giulietta. Dove Giulietta? Non c'è. Ma scusi, lei non ha avuto nessuna notizia diretta di Giulietta? Nessuna notizia. Oggi volere trovarla. Io restare qua, dormire qua, aspettare come mie notti d'amore. Wait a minute! You non restare, io restare. Ja, du bist wohl verrückt, hier bleib ich allein, verstanden? Oui, oui! Non ricominciamo, eh? Ora tocca a lui. Oh,
Lei adesso viene qui e mi dice tutto, eh? Beh? During the war, durante guerra, io occupare questa casa e io abitare questa stanza. Ma scusi, quando? 5 settembre. A che ora? 5 in the afternoon. Allora lui partiva e lei arrivava. E non vi siete incontrati? No. Là, là e là, io ho messo molti cannoni. Anche lei, bam bam bam? No. Quelli, bum bum. Noi, bum bum bum. Quelli, bum bum. Noi, bum 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 bum. Bum 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 bum. Basta, ho capito. E noi in mezzo prendevamo bam bam e bum 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 bum. Sì, ma non fa niente. Qua, qua, qua. Io ho messo Rita Hayworth, Ava Gardner, Betty Grable. Pictures. Dopo guardare Giulietta. Out Rita, out Ava, out Betty. Bruciare tutti. Stare con Giulietta. Tutta la notte. Ehi, stessi innamorato. Giorno, guerra, tanto guerra. Notte, Giulietta. Ma scusi, fino a quando? 9 December. Tutte le notti? Yeah. 114 notti? 114 nights. 114. Scusi. 73 più 114 sono 187. All'anima di Giulietta. What'd you say? Niente. Allora, il 9 dicembre lei è partito, un po' stanco, vero? Già, partito. Ma sempre pensare a Giulietta. Tutta la guerra pensare a Giulietta. Tornato a Texas, pensare a Giulietta. Molto thin. Magro. Psicoanalisis. Dottore, dirmi, sedia, cosa pensare? Mi risponde, Giulietta. Letto. Mi risponde, Giulietta. Cravatta. Mi risponde Giulietta. Chewing gum. Mi risponde Giulietta. Andato in mio ranch. Fattorie. Ah, perché lei ne ha più di una? Molte fattorie. Guardare vacche. Molte vacche? Molto, molte vacche. Guardare vacche. Sempre pensare Giulietta. Lo credo. Volevo dire. Insomma, certo che la campagna è terribile in questi casi. Giulietta. Finché lei è venuto qui per rivederla, vero? Fida io a queste ragazze moderne, però 187. Boh, e ora che cosa vuol fare? Io restare qua, cercare Giulietta, aspettare Giulietta. Anche lei? Ma, scusi, non capisco. Non ha nessuna notizia lei di Giulietta? No, non so. Ma quando siete partiti, vi siete lasciati, cosa le ha detto? Non capisco. Quando Giulietta se n'è andata, che cosa ha detto lei? Cosa dire lei? Io non conoscere Giulietta. Solo no. Queste Giulietta. Come? Io non ho mai visto Giulietta. Lei non ha mai visto Giulietta? No. Non l'ha mai... Scusi, mi viene un dubbio. Signor Sigmund! Jawohl, gnädige Frau. Forse non ho capito bene, ma lei conosce Giulietta? L'ha vista? L'ha toccata? Gesehen? Mai. Niemals. L'avevo immaginato. Lei conosce soltanto il ritratto ed ora la vuol conoscere in carne ed ossa, vero? Già, dov'essere Giulietta? Dov'essere Giulietta? No. Calma. Non è una cosa così semplice. Watch out, but if you don't want to get hurt. Ma ragazzi, mandiamo. Una storia così bella volerla sciupare così. Scusatemi, vero? Ma sono commossa. Che pagina d'amore. Giulietta, cara Watch out Giulietta. Now. Sta buono. Andiamo. Scusi, signor Sigmund. Lei abita in Germania, vero? Già. Yeah. E in quale città? Hamburg. E qual è la sua professione? Stockfish. Baccalà. Baccalà? Pesca, park. E molto baccalà? Ultima pesca, 7330 baccalà. Bene, signor Sigmund. Bravi, mister, siete innamorati. Ma come mai siete arrivati così, senza valigia e senza bagaglio? Valigia in albergo! E quelle che cosa sono? Premio di pace. Io ho vinto premio di concorso per pace. Anche tu? Yeah. È vero, che stordita, mi dimenticavo. Il concorso per la pace, sì, pellegrini d'amore. Che bello. Attenzione. Se siete buoni e vi mettete d'accordo, io vi prometto... No, non posso ancora promettervelo, ma sarà una sorpresa, una grossa sorpresa. Ora svelti, correte all'albergo, preparate le vostre valigie e tornate qui per l'ora del pranzo, 8:30. E chissà che non sia pronta la sorpresa. Io abitare questa stanza. Io non lasciare questa stanza. Sì, va bene, basta, poi ci metteremo d'accordo. E perché adesso non potreste dormire tutti e due insieme? Io vi preparo due bei lettini. Oh, no, me. Sì, vabbè,
Vabbè, ne riparleremo. E ora andiamo, eh? E ricordatevi, 8:30. E puntuali, mi raccomando. Cleope, accompagni i signori. Sì, con la chitarra. E tienili separati, possibilmente. Bye bye. Bye bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ingrid. Ciao. Sì, eh? Andiamo, e ricordatevi, andiamo. Se siete buoni, avrete una bella sorpresa. Creditori? Tutt'altro. Chi sono? È una cosa un po' complessa. Vieni con me, vieni. La vedi? Guardala bene. Beh? Chi è? Che ne so io? Sarà qualcuno dei padroni di casa, una parente della contessa Pescetti? No, figlia, no. Forse potrebbe essere una nipote. Ma non ha importanza. Da questo momento è mia nipote. Cosa dici? Costantin, ascoltami. Tu che sei un vecchio lupo del cinematografo, conosci generici, comparse. Vabbè, ho rifiutato la parte di Petronio. Sì, lo so perché Blasetti te la tira, lo so. Sì, ma non è detto sì, che sì, vabbè, lascia andare, lascia andare. Mettiti qui. Spaccati il cervello, ma tu non esci da questa stanza se non hai trovato una ragazza sui 25 che possa essere la sorella. Sorella. Beh, vabbè, facciamo la nipote. Ma insomma, che abbia una strana rassomiglianza con questa. Costantin, Costantin mio, sforzati, caro. Ma da questa dipende tutta la nostra stagione, dipende. Toh, prendi questa. Dunque, bellezze motoscooter, no, senza veri neanche canzoni canzoni. Non è semplice, capisci? Non è semplice. Sei? Oh, sì, che lei spiccicata! Che gna 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 gna? Ma no, ma fa presto! Faceva la carota! La carota? Sì, la carota! Nella scena del mercato in un balletto al Bernini, io la vedo ancora, tale quale! Ah, e finiva proprio così, sotto il mio naso, purtroppo. Perché purtroppo? Perché non si lavava molto. Ma la laviamo noi. E dov'è adesso? Ma com'è? Corno! Senti, adesso tu vai giù da basso e ti attacchi il telefono, hai capito? Perché questa carota deve arrivare questa notte. Stanotte la carota la voglio qui. Cammina, a costo di noleggiare un elicottero la voglio qui. Dove la peschiamo? Aspetta, ce l'ho. Lo curcio. E chi è? Una specie di impresario. E allora vai a telefonare subito, muoviti. Cleope? Cleofe! Cleofe, ci siamo! Sì, ci resteremo. Ma dove siamo? A non fare la scema, altro che barca. Senti, vai su nella cameretta, pulisci, spolvera, lucida, eccetera. Ah, senti, sì. Poi vai qui nel giardino di questi qui accanto e prendimi dei fiori, molti fiori. Guarda, voglio la casa piena di fiori. Ah, e poi vai anche in drogheria. Signora, ma io sono mia fregoli, sa? Lo sa che mi nonno... Oh, no, ricominciamo col nonno, No, io mi, ci finisco. Ma lo sa il mio nonno sul letto che ci aveva scritto? No. Poveri sì, ma stanchi mai, per piacere. Cleofe, un giorno. Potresti anche sacrificarti per un giorno, che se tutto va bene questa sera noi siamo sistemati. Senti, alle 8:30 precise, pranzo per tre. Ma chi lo fa? Tu. Ma io? Ma con cosa? Con le cotolette. Con le cotolette, signora, mi faccia ridere le cotolette. Sono due giorni e siamo senza ghiaccio. Lo sa, stamani l'ho tirata fuori. La gatta è scappata via, pareva un razzo e non c'è più rivista. E tu preparala con la salsa ungherese. Quella rossa? Ah sì, rinforzala con dello zenzero, con una bella dose di pepe di cayenne. Un Gesù mio, ma chi ha invitato? Me le mangia al fuoco? E poi? E poi, guarda, io te le rimando indietro perché tanto loro non ne mangeranno. Allora tu ci dai una bella risciacquata. E poi le riservi in tavola con della salsa tartara, della salsa verde, con molta verdura. Ma la verdura chi ne la dà? La lancioccina, con tutte quelle piante che ci sono sugli scogli. Ho capito, insalata marina. Vai, vai, pulisci subito e fai presto. Allora? Lo curcio? Sì, lo chiami, che è urgente. Costantin von Georgis. Sì, Costantino. Ma sei sicura che meriti la pena di... Ma scherzi. Ma che gente è? Ma che baccalà. Baccalà da sfisiare tutta l'Italia. Pronto? Pronto, Lucurcio? Ciao, come va? Bene, senti, sei sveglio bene? Dunque, qui è grana sicura, Ti ricordi? Ti ricordi di mannaggia che giornata a Berlino in giugno? Sì, ti ricordi la scena del mercato? E ti ricordi quella ragazza che faceva la carota? Ecco, bravo, quella! Mandamela subito, mi serve. Sì, sì, stanotte anche. È lo stesso, sì. Ma me lo confermi per telefono, Sì. Bravo, qui è San Mamerto, 2984. Sì, mi raccomando, trovala, Ciao! Ma la troverà? Sì, altro che... Ma mi spieghi cosa hai in testa? Ah, Costantin, lasciami creare. Vediamo, sì. Io sono la contessa, zia della duchessina Giulietta. Costantin, tagliati i baffi. A questo mai. E allora sarai un maggiordomo molto cafone, perché da questo momento sei il mio maggiordomo. Dunque, alle 8 arriveranno quei due. Cocktail, cocktail, cocktail a fiume. Una parola. Oh, Costantin, come sei moscio. Senti, vai giù all'angolo da quello che vendi i liquori. San Peppino? Il San Peppino. Siccome lui ha l'animo molto sensibile all'arte, vero? Tu gli rifili tre o quattro di questi antenati, compreso quello iettatore che non posso vedere. E in cambio porti whisky, gin, cognac, kümmel. No, no. Tu ti devi astenere. Sì, sì. Tu devi dare una bella lezione di stile. Meno quando io ti nomino Giulietta. Tu l'hai vista nascere? Chi? Giulietta, no? Quando io ti nomino Giulietta, tu sospiri, scuoti la testa così. Guarda, ti faccio vedere, Dunque, Costantin, dico io,
La signora contessa vorrà perdonarmi? Dici tu. Guarda che ti puoi spingere sino alle lacrime, sì. Te lo dico io. Dai. Tu che, sta attento. Costantin? Oh, non esagerare, mica è morto. E che ne so io? Allora un pochino più, frenati, no? Costantin? La signora contessa vorrà perdonare, ma... Io la vedo là. Dove? Là, là sugli scogli. Io la vedo là. Mentre sta giocando. Mentre sta giocando. Mentre sta giocando. Poverina. A che gioca? A ripetino. Lieta zum wohl. Signora contessa? Sì, veniamo, veniamo. Vogliamo andare? Ragazzi a tavola. Sigmund qua e Bill qua. Avete fame, vero? No. Meno male. Dicevi Costantin? Oh, già l'amore, oh, cari cuccioloni. Peccato che ci siamo incontrati un pochino in ritardo, vero? È un po' strana, vero? È una zuppa d'erbe del dottor Hauser contro l'uricemia. Costantin, vuoi tradurre per favore? Uricemia. Uric acid. Beh, non insistiamo. Dato che i signori non soffrono d'uricemia... Quella è impossibile. Uricemia, malattia di civiltà. What's that you're saying? Devo tradurre. Non ha importanza. Bordeaux 1889. Oh, $3? No. Ma no, scioccoli. Non hai preso la data. Divertente. Secondo, buono. Ricordatevi, ragazzi, che se per caso dovesse arrivare Giulietta... Quando arriva Giulietta? Tu dirmi a me quando arriva Giulietta. Calma, calma. Se Giulietta... Costantin? La signora contessa mi deve perdonare, ma io la vedo ancora lì, no, là. Giocherellare sugli scogli e... Ah, Costantin, a chi lo dici? No, scusate, vero, dovete perdonarlo. Ma lui è tanto affezionato a Giulietta, si può dire quasi che l'ha vista nascere. Scusate, ma io vado a lavorare per voi. Intanto bevete. Sei grande, vecchio bazooka, grande. Chiudi, chiudi. Allora l'hai trovata. Allora spedicila subito. Come un momento. Aspetta. Vuole 3.000 lire al giorno oltre la paga. Ah, sì. Sì, va bene, d'accordo. Spedicila questa sera stessa. No? Va bene. Arriverebbe qui all'una col trenino. Va bene. Lo specchio. No, niente, non dicevo a te. Sì, va bene, spedicila. Ciao, d'accordo. Fermi! Ammascalzoni! Che ammazzano, no? Canaglie! Delinquenti! Costantin! Traduci! The then the kids truant! Anche a lui! Per tutter hund lumpengelindel! Farabutti! Caponi! Traduci! La parola, momento! Costantin! Al farabutti! Muoviti! I town jerks scoundrels! Giulietta! Ah sì? Volete notizie di Giulietta, vero? Ebbene, sapete chi telefonava? Era mia sorella, la madre di Giulietta. Io le avevo chiesto di mandarmi Giulietta per qualche giorno. Non è una Giulietta, no! Non è una Giulietta, Costantin, telefonate immediatamente alla duchessa che non mandi più sua figlia. Non può rischiare la vita in mezzo a questi selvaggi. Traduci. Savage! Du Wildermensch! Giù le mani, eh! Costantin, soprassediamo. Se io vi porto Giulietta, promettete di non litigare? Ja. Giura. Ich schwöre. E giura anche te. Ma sai quando arriva Giulietta? Non ve lo meritate, ma per questa volta... Domani. Ma che ora? Sono io che decido quando deve arrivare. Madame, il volatile. Ah, Costantin, che ci vuoi fare? Rimettilo dentro. E raccatta le coppe della pace. Hey, where's he going? Oh, dove vai, Sigmund? Dove vai?
Mia camera! A scrivere mio diario. Devo guardare Giulietta per ispirazione. Vuol dare subito mio diario a Giulietta se non posso parlare per arrecon. Emozione! No, you ain't going. Io andare in camera. Ah, basta, silenzio. Da questo momento decido io. Sidmund, diciamo vero come primo inquilino, ha diritto di andare in camera per primo. Tu starai in camera sino alle 2. Alle 2 in punto tu scendi e sale Bill. Ah? Intesi, vero? Vai, vai, Sidmund. Buonanotte. 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 Beh, oh, tu dove vai? Voglio dare a Giulietta un regalo, subito suo arrivo. Ah. Cosa dare io a Giulietta? Oh, prendere dei fiori. No, no, un regalo molto, molto grosso. Ah, aspetta, prendere dei dischi con le vostre belle musiche americane. Ma no, no, una cosa grande, forte e grosso. E allora prendele un carro armato. Ma mettiti qui e stai buono. Domattina andiamo a prendere un bel regalo e troveremo qualche cosa di grosso, di molto grosso. Oh, guarda! Uccelli di prima della guerra! Che artigiani! Quattro velocissimi leoni, tra pochi minuti, saranno come di consueto il passo quotidiano! Uff, ma su, Bill, deciditi, è tardi! Tra poco arriva Giulietta e abbiamo ancora un sacco di cose da fare! Ehi, ehi, prendiamo quello lì! Quello? Sì, sì, quello, quello più grosso. E questo cosa sarebbe? Un battello, no? Ah, sì? Vede, se lei pesca su un fiume da una parte e ha messo la canna automatica dalla parte opposta, come fa a fare la spola? Spola? Sì, a prendere il pesce da due parti senza un battello. Ah, glielo spiego subito. Io vado dal pescivendolo e me lo compro. Perché se lei crede di venderci la bottega in blocco, sappia che qui oggi di fessi ce n'è venuto uno solo. Questo. Perché a me la spola non me la fa fare nessuno, Giovanotti. Via, via. Signore! Signore! Io credo che ormai qui siamo attrezzatissimi per tutti i tipi di pesce, eh? La signorina Giulietta resterà incantata. Cosantè? Ma su, sbrigatevi! Madame Daly, let's go and fetch Giulietta. Ma non insistere, Bill, ti ho già detto di no, vado io incontro Giulietta. Ti ho detto, vai a casa e aspetta lì tranquillo e calmo. Vai a casa anche tu, eh? E tutti e due preparate una bella serata per Giulietta, eh? E ricordatevi, avete fatto un giuramento? Oh, Peterson. Sì, ciao, Peterson, Joe. What's all that stuff on that carriage, anyway, huh? Cosa? Cosa essere tutto quello? Dei fucili. Fucili? Cosa fare con fucili? Beh, non tutti possono comprare dei cavalli. Loro hanno perduto la guerra e si accontentano di qualche fucilezza. Yeah, avanti, andiamo, andiamo, questo. Hey, 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 where's he going? Ah. Hey, hey, oh. Wait a minute, you! Come on, sì. Come on! E una... per arrivare a casa ce n'è un'altra ventina di curve. Io credo che l'arrivo di Giulietta sia del tutto superfluo. Ma vabbè, ma non si copriranno mica tutte e due, no? Oh. Ma andiamo, che il treno sta per arrivare. Muoviti, cammina. E succede da me, sate, fanno nera, sti impuniti. Buttami la valigia, burino. E muovete. Da. E quella? Sì. Ma è zoppa. Ma no, non è possibile, ieri sera ballava. Deve aver forato. Sì, vedi che c'è un tacco rotto. Ciao, Pepina. Come va, Peppina? Ciao, ti ricordi di me? Abbiamo lavorato insieme al Bermini a giugno, ti ricordi? Sì, eri quello che facevi il numero dentro al cammello e stavi dietro, no? Io dentro al cammello? No, perché tu stavo fuori, facevo il barajà, Non mi ricordo. Beh, insomma, la cosa non ha nessunissima importanza. Permetti, Peppina, come ti chiami? Delli Colli. Ecco, Peppina Delli Colli, Madame Taglia. Piacere. Che, è in arte anche lei? Beh, sì. Ma, insomma, me volete spiegare che cosa si tratta? Qui Gennaro mi ha fatto una strillata in mezzo a tanta caciara, ma io non ci ho capito proprio niente. Che idea, è una rivista? No. Avan spettacolo. No, neanche. È un qualche cosa di un po' più privato, ecco. Beh, ci siamo. Capo? Dica. Quando passa il primo treno per Roma? No, alle 14:20. Bene, allora li sordi. Annata, ritorna in aggiornata. Ma io...
Ma che vuol dire? Vuol dire, primo, che te sei scordato l'indirizzo de tu zia per la roba privata. Io sono un artista. E secondo, che me so fidanzata con un peso massimo così. E che se quello vi sapere qualche cosa, me sistema subito. E sai dove? Al Verano. No. Poi ci trovami in purgatorio a fare la roba privata. Ma no. Giulietta. Che? Non ti pressionare, è soltanto un nome di battaglia. Ah. Brava. Brava, prima di tutto niente roba privata, ecco. Quello che voglio da te è niente roba privata. Meno male. Oh, adesso ti spiego. Dunque si tratta di una recita in famiglia. Oh beh, roba di educande. Quello che io voglio è innocenza. Innocenza, innocenza. Beh, mo non esageriamo. Sentite, perché non cerchiamo di parlare a tavola, che sto dalle 7 di stamattina con un marito? Sì, hai ragione. Giovanotto, la valigia per piacere. Oh, e cerchiamo di camminare a poco, che non mi reggo in piedi fra la fame e sto buschero di tacco. Ma c'è una trattoria qui di fuori che insomma non è un granché, ma però... Lascia perdere, se marcia con qualunque carburante. Accidenti, manco un mese, comprato artritone, 7.000 svanzi che te ci sfottono pure, cucite a mano. A me fettuccine, abbondanti. Benissimo. Vabbè, c'è sto. Ho capito. Qua si tratta di non scontentare nessuno dei due e di non accontentare nessuno dei due, chiaro? Chiaro. Sulla cifra siamo perfettamente d'accordo. Beh, e mo non ve sta più bene? Ma voi non lo sapete il pericolo che corro con Romoletto? Lo sappiamo noi che è una cosa semplice, che è una recita in famiglia, ma lui che ne sa? Se quello vi sapere qualche cosa, quello meno e poi ci ripensa. Quando ci riesce. Ma cosa vuoi che venga a sapere, Romoletto? Ma poi non si tratta di cifre, per l'amor del cielo. E allora? Allora, allora. Vedi, Giulietta, io ho avuto il torto di presentarti idealmente a quei due come una duchessa. E beh, anzi, io sono un'artista, sai. Mia madre è de Marsiglia e mio padre è de Trastevere. Dovresti vedere quando se menano. Oh, ma lo sai che io canto pure in francese? Canto in francese. Ma vuoi senti cantare una canzone? Aspetta un momento. Sente-me. Quand je pense à ce moment que nous avons vécu sans jante à l'amour, je voudrais encore une fois revivre avec toi le rêve de ce jour. Si tu peux me pardonner, je te promets que je t'aimerai toujours. Oui. Giulietta, brava, sei veramente brava. Ma vedi, una duchessa... E piantala con ste duchesse, ma che vengo da Barcani? Io vengo da Roma e se non ci stanno lì le duchesse... Ma poi che ti credi che fa una duchessa? Me vuoi vedere? No. Dunque, cara, senti, sono stata da Dado questa mattina. Che soffre tanto, povero santo. Ha suonato, che me dai uno strapper Circeo? No, scusi, non ce l'ha con lei. La signorina è un'artista, sta provando. E dove la lavora, la Lampra? No, recite private. Ah, private. Guardi, non è il momento, abbia pazienza. Angiolino, stai calmo. Ecco, bravo, metti qua, metti qua. Grazie tante. Là. Hai visto? E questi sono gli italiani, con l'altri roba da ride. Oh, mi sono fatta 3 anni dei tedeschi e 3 d'americani. Oh, bene. Onestamente, eh? E per venirmi a sentir cantare con mia madre davanti, mi riempivano la casa. Ho fatto crepare scatolette tutto il casamento. No, no, Giulietta, non ci siamo. Ah, no. No, perché io voglio una duchessa, ma una di quelle di una volta. Non so, che abbia una certa distinzione, uno stile. Oh, ma la vuoi piantare con queste gomitate? Perché mi hai preso per Romoletto? Ma lasciami farsi, tanto qua siamo fra di noi. Guarda, Giù il mignolo. Gomiti stretti. Bocca chiusa. Ah, così si tiene la forchetta, in questo modo. Senti, guarda, tu questa sera stai zitta e mangi pochissimo. Il meno possibile. Ma che cos'hai, Giulietta, dico io? Oh, zio, sono così stanca. Anzi, fa una cosa, dillo in francese, fa più effetto. Oh, Gesù, si fatiché. Ma andiamo, cara, ma su, ma col tuo esaurimento devi mangiare. Oh, zia, mi è impossibile, la solita epicrania. Se non ti dispiace, io vado a letto. Così te ne vai e lasci fare. Ah, beh, non fammo scherzi. Ho capito. Mangiare non devo mangiare, parlare non devo parlare, non mi posso muovere, ma me vuoi dire che cosa devo fare? Niente, niente, lascia fare tutto a me. E ricordati, semplicità, distinzione... Stile. Ecco, stile. Lo sguardo assente, un po' sognante. Ah, sì,
Come sguardo te faccio quel che te pare. Ma sto stile, me vuoi dire come lo famo in queste condizioni? Erano decadute forte le duchesse d'una volta. Ma no, naturalmente c'è tutto da rifare. Sarta, parrucchiere, calzolaio. Ce n'è del lavoro prima di questa sera. Anzi, bisogna sbrigarsi. Oh, sì, non t'agita tanto. Tu mettemi addosso un vestito come se deve. E poi te faccio vedere io al pranzo di stasera. Va bene, sì, bello, sì, di mamma. Bello, bello, sì, ho capito. Sì, diamine. Stringi qui. Uffa! Giulietta! Ci mancava anche Giulietta ora. Allora ragazzi, ma mettetevi anche alle chie ora. Con una mano mi fate scrivere la Meriano, con quell'altra capo, con questo osso in mano. Ma insomma, maladetto del freno che ci ha portato, maledetto le vostre razze. Madame, io farei un orocimabue con una grande mesh Rembrandt. André, sei un mago. Intanto lavo, lei prepara lo shampoo. Volete darmi un momentino alla bambina, sì? Grazie. Andiamo. Vogliamo provare l'abito da sera, come va adesso? Ma come si fa a provare in queste condizioni? Ma quale condizioni? Requisito tutto il negozio. Anita, per amor del cielo, mi raccomando una cosa, la vita deve essere stretta. Fianchi strettissimi, sì. Aderentissimi al corpo. Ma dandoglia. Sì? Pronto? Ma pronto? Sì? Andate, andate di là. Provate questo, il mantello da viaggio. Pronto? No, no, Costantin. Fino a questa sera niente, Giulietta. E allora portali a fare una passeggiata. E allora chiudili in una stanza. Arrangiati. Ti ho già detto che Giulietta la vedranno questa sera all'ora del pranzo. 8:30. Oh. Oh. Che Dio ce la mandi buona. Ragazzi, su, attenzione. Sigmund, un pochino più a destra. E tu fermo lì, Bill. Fermo. Ecco. Su, Sigmund, lì. Ecco, ecco. Stop, stop. Va bene. Lega, 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 su. Oh, bravo. Bill? Ah, beh, ma lega anche tu, fa presto. Oh. Ok. E ora, ragazzi, qua. E intesi, Questa è zona tedesca e questa è zona americana. E io e Giulietta per il momento staremo nel mezzo. Chiaro, vero? Signora Contessa, donna Giulietta sta scendendo, posso servire? Ah, benissimo. Beh, che cos'è questa emozione? In fondo è una ragazza come tutte le altre, no? Fuori il petto! E tu cosa stai facendo? Ma vieni qua. Giulietta, ecco gli amici di cui ti ho parlato. Oh. Sigmund Schwanzenhausen e Bill Miller. Parlez-vous français? No. No? E vous? No. Oh, c'est dommage. Tesoro. Oh, lei quando è stanca parla solamente francese, è stata educata a Grenoble. Oh, è così delicata, povera piccola. Tutta colpa della guerra, dei vostri stupidi bam 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 bam. Però bisogna dire che si sanno far perdonare, vero? Guarda, guarda quanti fiori, quanti regali, li vedrai dopo tanto, cara. Come on, Giulia, come on, no, no. Oh, Bill, che fai? Wait a minute. Look. It's yours, tuo, mio present, regalo. Già, Bill sa che vai matta per i cavalli e voilà. Oh, mon Dieu, chi le può? Madame Dahlia. Merci beaucoup. Ma tu hai un'altra passione, la pesca. Sì? Oh. E a questo ci ha pensato il nostro signor Sigmund. Vedi là, guarda, ci sono canne, fucili e 74 mosche. Mosche? Sì, mosche. Vedi quello scatolone? Sì. Ci sono tutte mosche finte. Oh. Mosche per l'acqua chiara, per l'acqua scura, per i dentici, per i muggini. Ma che bello. È un vero tesoro pure lui. Merci beaucoup. Madame? Ah, ecco. A tavola, ragazzi. Giulietta, siediti qui. E tu, Bill, di là. Passa il nastro. Grazie. Beh, questo che è? Il confine. Questi birichini hanno vinto il premio per la pace, però qualche volta se ne dimenticano. E allora noi abbiamo creato due zone, quella tedesca e quella americana. Beh, Constantin, cominciamo coi tacchini. Madame, dovevano esserci due minestre, tedesca e americana, ma la cuoca ha confuso le ricette e ne ha fatta una sola. Ho creduto bene di non servirla. Benissimo, tanto più che questi tacchini sono splendidi. Strano, se non ci fossero le bandiere si confonderebbero, si assomigliano tanto, vero? Constantin, un'ala americana, bene. E voilà! Oh.
fai come me, Giulietta. Prendi una coscia tedesca e un'ala americana. Ecco, così. Nein, danke schön. Cos'hai, Giulietta? Je suis si fatiguée. Andiamo, cara, lo sai perfettamente che col tuo esaurimento devi mangiare. Ma non è possibile, zia. La solita... Emicrania. Poveretta. Anzi, se non ti dispiace vorrei andare a letto presto, così te ne vai e lasci fare a me. Beh, Giulietta, allora non esageriamo, vero? Questi ragazzi aspettano da 7 anni. Guarda, dopo pranzo 5 minuti soli. 5 minuti di qui e 5 minuti di qua. Bene, cara. Così. A votre santé. Sai? Su, su, cara, non è niente, è soltanto un pochino di stanchezza. Ora vai a dormire perché domani ti si prepara una giornata piuttosto faticosa. Buonanotte, cara. Saluta. Benny. Good night, honey. Sì, già, buonanotte, buonanotte. Saluta. Benny. Vai, vai, su, Giulietta, muoviti. Benny. Buonanotte. Madame Dahlia? Sì. No, tu fermati qua, capito? Di Sigmund? Io ho preso mia decisione, manda via quello. Perché? Perché io sposare Giulietta. Ma, Sigmund, mi pare che Giulietta abbia molta simpatia per te, ma tu precipiti. Io sposare Giulietta subito. Ma come subito, subito? Vorrei mica sposarla stanotte. E poi bisognerà sentire lei anche cosa ne pensa. E la famiglia? È una famiglia molto all'antica. Guarda, a un caso si potrebbe parlare di fidanzamento. Già, yeah, fidanzamento. Calmati, Sigmund, calmati. Alt, tu non ti muovere di lì, eh? Stop. Intanto, senti, tu ci ripensi su un momento, eh? Aspetta, stai qui buono e io ritorno su.
Io dovrei parlare. Parla, Bill. Very important. Una cosa molto, molto grossa. Non mi dire niente perché forse hai indovinato. Tu vuoi sposare Giulietta? Yeah. E subito? Yeah. Lo sapevo. Senti, tu sei piaciuto un sacco, vero, a Giulietta? Oh. Ma... beh, insomma, ragazzi, armistizio. Avanti, vieni, Sigmund. Passa il nastro perché qua bisogna... bisogna parlarci molto chiaro, eh? Dunque, mi sembra evidente che tutti e due avete provato una certa attrazione per Giulietta e credo che tutti e due abbiate delle intenzioni serie. Silenzio! Silenzio! Noi apparteniamo a un mondo che ha una sola bandiera, libertà! E non vedo perché proprio Giulietta non debba essere libera di decidere. Ma come può decidere se non vi conosce? Voi la conoscete da 7 anni, ma lei, povera piccola... ma è necessario che sia un po' con voi. Naturalmente, non tutti e tre insieme, no? Ma he doesn't want to marry the girl, I want to marry her! Energumeni! Oh, divideremo la giornata e la tireremo anche a sorte. Avanti per te, Sigmund. Fai vedere? 5 di picche. Per te? 7 di fiori. Benissimo. Allora tu, Bill, domattina prenderai Giulietta e la porterai a passeggio. Alla 1 precisa la riporterai indietro e il pomeriggio tu la porterai a pescare. Bill, guarda! Tu piacere questo? Sì, quanto è caruccio! Io comprare tutto! Sì, pure il pastore, l'agnello, mi piace quell'agnellino lì! What? Così small? It's piccolo, solo piccolo! E che te vuoi portare dietro tutte le pecore? Su, comprami l'agnello, presto! All right, we'll see what we can do. Come on, come on. Papi, me fai provare da sola? No, sola no. Tu, aspettare qui, eh? Non muovere! Hey there! Io comprare questo. Oh. Bestiaccia, vattene, che fai qua intorno? Mannaggia, la miseria, stanno fermo! Bill, aiuto! Quando hai perso il cervello. Che? Abbi, sono le 5. E qua famo notte. Canta ancora. Sì, cocco de mamma. Mo senti cantà quando arriviamo a casa. Se doveva tornare all'1, siamo in ritardo solamente di 4 ore. E che mi frega? C'è marci forte, hai imparato pure a parlare romano. Abbi, mo quando torniamo non te compromette. What? Non t'hai da menacco quello. No, e che me ne frega? Tu, mia fidanzata. E ridacce, sa, questa fidanzata. Abbi, non ci possiamo fidanzare subito, te l'ho già detto. Mi piacerebbe di venire in America con te, tu mi sei simpatico. Ma che vuoi, ho promesso a zia di andare a pescare con quell'altro prima di prendere una decisione. Tu non pescare. E lassame fa, domani glielo dico io a quell'altro che me lassi perde, che non c'è niente da fare. Mi piaci te, muso de Picasso. Sabato, finito lavoro, andatomi a casa in bosco per essere solo con Giulietta. Da mia finestra tutto cielo argento, grande bosco nero pieno di grandi cervi. De che? Cervi, animale grandi con tutto corno. Ah, ci avete pure gli cervi all'ane, ma come vi siete organizzati? Alba, tutto bosco cantare di uccelli. Da foglie bagnate sortire cervi, venire mia finestra. Tutti animali in bosco, venire mia casa senza paura. Lunedì. Non poter lavorare, andare con mia barca, pensare a Giulietta, Giulietta, mare, che... Oh, ma mi fai vedere a che giorno siamo? 2 settembre 1947, oh, e dovevamo arrivare 51. Ma me vuoi dire dove andiamo? Qua finimo in Africa. Dammi retta, torniamo a terra. Ci troviamo un posto tranquillo, tranquillo, e me leggi tutto quello che vuoi, ma senza mal de mare, te prego. Nein! Giulietta! Più forte! Giulietta! Più forte! È inutile, Bill, non sentono! Ma prova tu! Oh. Giulietta! Io volevo andare là! Trovare una barca subito! Lui e l'open with Giulietta! Rubare Giulietta! Portarmi una barca! Bring me a boat! Ma sì, Bill, calmati! Troveremo la barca! Madame Dalia? Madame Dalia!
Italia! Sta buono, Bill! Ti ho detto che ti manderemo la barca subito, ma sì, aspetta, uffa! E allora? Avevo ragione, Cleofe. Ci vorrebbe la barca, ma per noi... Beh, che cosa c'è di nuovo? Oh, di nuovo niente, anzi c'è qui qualcosa di molto antico. Lo stemma di casa Pescetti. Vogliamo aprirla? Ah, sciocchezze, sciocchezze. Leggi su, leggi. Signora, per usare un appellativo del tutto inadatto... Come? Signora, parentesi, per usare un appellativo del tutto inadatto, chiusa la parentesi. Retorica, continua. Ho avuto oggi conferma dell'inqualificabile uso che ella da 3 mesi sta facendo della mia villa Il Riccio di Mare. Le comunico che ho già sporto regolare querela contro di lei e contro il suo degno compare. Retorica, hai ragione. Riceverà quanto prima una visita del mio amministratore Ragionier Zeppini, da me incaricato di prendere le consegne e l'ammontare dell'affitto più volte richiesto, e di liberare Il Riccio di Mare dalla sua sgraditissima presenza, in attesa delle misure che la giustizia adotterà nei suoi riguardi e che non saranno mai adeguate al danno morale arrecatomi, si abbia i sensi del mio più profondo disprezzo. Maddalena Segheroli Pescetti. Già, ci mancava anche il ragionier Zeppini. Cos'ante? Lo sai qual è il guaio? Che qui ci rovina tutto quel cretino di Sigmund. Ma dove sarà andato adesso? Madame, un piccolo naufragio io credo proprio che risolverebbe la situazione. Ah, non dire stupidaggini. Qui bisogna anticipare l'ora X. Ah, se mi riuscisse di acchiappare quel cretino. Ma sì, ho capito che me vuoi bene, che so 7 anni che non pensi ad altro, che mi dai tutto quello che voglio. Dammi quel che te pare, ma dammi la terra. Dai! Mamma, ma se posso mettere voi? Fidanzamento o tu? Che de? Morte! De tu nonno, torniamo a terra, Sigmund. Dai! Ah, mannaggia, proprio de Marte Mare dovevo morire. Noi fidanziamo! Eh sì, fidanziamo, c'è ma porta, tu sì! Giura. Tu giuro quel che te pare, tu ma porta! Tu giura! Vino caldo. Ecco. E una pasticchetta per dormire. Sì, sarà bene che tu dorma. E lasci fare a me. Mi hai già combinato un sacco di guai. Stupida. Su, bevi. Ti fidanzi con Billy il primo giorno senza dirmi niente e pazienza. Io mi regolo, lo porto a comprare l'anello, ti vedo già piazzata in America. No, signore! Dopo 5 minuti ti vai a fidanzare con Sigmund. Ma me lo dici che cos'hai in quella testa? Tanto di quell'acqua de mare che mi pare di essere diventato un baccalà. Per fortuna. L'unica cosa intelligente che hai saputo fare è quella di prenderti il raffreddore. Ma come avremmo fatto questa sera con 2 fidanzati? Magari fossero 2 soli. E de quello de Roma, che ne famo? Vedi. Continua a ridere, razza de disgraziata. Te ci volevo vedere a te in queste condizioni. Ah, sì, qua c'è scapper morto. Beh, ora non esageriamo, qui 2 sono giù tranquilli. E in quanto rumore... Ci sei. Oddio. Non ti muovere, si muore. Chi si muove? Ferma, no, non ti muovere. Sto impunita. Madandalia! Fermi, Bill, Sigmund, ma che diavolo fate? Bill, no, Sigmund. Ma insomma, ma che siete impazziti? No. Madame, non si accosta! Vabbè, li lascio sfasciare tutto. Ma vai, muoviti, ramolito, vai, muoviti. Muoviti, ti ho detto. Ferma, ferma. Fatto, detto. Sigmund, Bill. Fermatevi, fermatevi. Giulietta. Ma che non funziona più neanche Giulietta. Ma sono diventati pazzi. Dai, muoviti. Io. Ma vai. Ma vai, fatti sotto. Vai. Così l'anime. Fermi, diavoli. Mettetela.
E ora? Ma senti, vorrei lasciarmi riflettere, no? Signora, mi pareva hanno bussato alla porta. Ma cos'è successo? E due, moscaccia miseria. No, io pagherei a sapere come hanno fatto a ammazzarsi tutti e due insieme. Cleofe, ripeti, che cosa hai detto? Ma che parlo inglese, eh? Ma si può sapere come hanno fatto a ammazzarsi tutti e due in una volta? Ecco l'idea, Constantin, vieni in cantina. Come? Svelto, caricatelo sulle spalle. Ma dico, ma... Non fare discussioni, prendilo sulle spalle, portalo in cantina e mettilo nella stanzetta delle patate. E se per caso si dovesse svegliare, non farlo uscire. Digli che ha mezzo ammazzato Sigmund, che gli ha dato un colpo in testa, commozione cerebrale, che è gravissimo, che c'è la frattura del cranio, fai te. Ma insomma, l'importante è che non esca dalla cantina. Cleofe, andiamo. Su, portalo via, presto. Tieni la parola, ma per dove lo piglio? Lo prendi per i piedi, no? Molto bene, Constantin, bravo. Andiamo, su. Aspetti un po', Dio signora, ma si va di molto lontano? No, solo in soffitta. Ha detto steccolo. Chi l'avrebbe pensato un vecchiaio ad andare a finire anche nella misericordia? Ah, su, manco vecchina. Non ricordo. Te lo dico io. Hai ucciso Bill. Ma? Ich habe ihn getötet? E sta zitto che non ti sentano. Hai una buona mira, Sigmund. Un colpo al cuore e un altro qui. E lui è giù. È giù disteso con quei suoi grandi occhi di fanciullo ancora aperti. No, non rivedrà più il suo Texas. Let me out put up your dude. Zitto. Dove essere? In cantina. Perché? Perché qua sopra il signor Sigmund sta morendo per colpa sua. Tavola, testa, frattura del cranio. What? What? Fretteromsesco! No! E come no? Sì, è un affare piuttosto brutto, caro signor Zitto! No! A terra! Oh, Bill, che cosa hai fatto, Bill? Ma dov'è Sigmund? Io voglio vedere Sigmund. Troppo tardi. È morto stringendosi al petto. La coppa della pace. What do you say? E no, ora, che faccio io adesso? 30 anni di reclusione, Bill. What? Years in prison. 30 years? Altro che. Bill, tu devi fuggire subito. Non c'è tempo da perdere. Ormai Sigmund è morto. Vorrai? Lo so che tu non volevi ucciderlo. Tragica fatalità. Tragic fate. È inutile sacrificare due vite. La tua e quella di Giulietta. Giulietta? Dove essere Giulietta? Oh, non parlarmene. Ho avuto uno shock terribile. Io voglio vedere Giulietta. No, fermati. Ora dorme, poverina. Ho dovuto darle un sonnifero per calmarla. Sembrava come impazzita. Ok. Bill, non c'è tempo da perdere. Tu devi fuggire subito. Ma Giulietta... Ma sì, ti seguirà. E tutte e due vi rifarete una vita là, là, sulle isole del Pacifico. Constantin, bisogna trovare subito un imbarco clandestino al signor Bill. Per il Pacifico? Ma no, l'importante è che lasci l'Italia. Constantin, vai immediatamente al porto. Tu hai un sacco di amici, vedi di sistemare tutto, no? Madame, costerà un po' caro, Ma che cosa vuoi che me ne importi? Ma vuoi che io lasci sacrificare mia nipote? Vuoi che la faccia sposare ad un ergastolano? Oh, no! Ecco i miei gioielli. Prendi. Madame Dahlia,
Io ho molto denaro. Ah, sì? Bene, bene. I have traveler's checks. Oh, ottimi, vediamo un po'. Ottimi. Oh, questi sono spiccioli. Vuoi firmare qualche segno? Sì, bravo, meglio prudente, sì. Ecco, presto, presto. Uno, benissimo. Due, ecco tre. Basta, basta. Sì, sì, basta. Va, prendi. Sì. Vuoi andare, caro? Sì. E paga qualunque cifra, eh? Sì, sì, sì. Non ha nessuna importanza. Tutto quello che vuoi. Costantin? Vuoi porgere l'estremo saluto alla salma del signor Sigmund? Grazie. Marandaglia, please let me see. Io voglio vedere Giulietta. Oh, lasciala dormire, Bill. Tu non sai quanto ha sofferto. Ma non sai che cosa ha detto quando si è trovata di fronte al cadavere di Sigmund? Zia, salva Bill. Ma figlio, l'ho detto io. Ma tu l'ami ancora? Un assassino? Scusa, Bill. Sì, zia. Lo seguirei anche sulla sedia elettrica. Perdona, Bill. Puoi essere sicuro di lei. Tu fai una cosa. Scrivile una lettera prima di partire. E io intanto butterò il cadavere di Sigmund in mare. What? Sì, sì, io sono con voi, ragazzi. E se il delitto sarà scoperto mentre voi siete lontani, io siederò sul banco degli accusati. Ora prendo il cadavere di Sigmund, un grosso sasso, e giù, dove l'acqua è più profonda. Certo che l'imbarco costerà un po' caro, signor Sigmund. Anzi, forse sarà prudente che lei mi firmi un altro assegno per l'equipaggio della nave. Sa, qui dobbiamo comprare il silenzio di un'infinità di gente. Anzi, permette, scusi. Ah, bene, bene, c'è del liquido. Può servire per le piccole spese. E anche i documenti fanno comodo. Permette, permette, forse sarà prudente che io mi porti via tutto. Arrivederci. Lei non si muova per nessunissima ragione. Io torno subito. Ich muss mit Giulietta sprechen. Come? Io voglio parlare a Giulietta. Ah, beh, a questo penserà Madame Dalia. Sarà qui a minuti. Io l'ho lasciata che stava lavando il cadavere del povero signor Bill. Ma aveva quasi finito. Mia cara Giulietta. No, scrivi, scrivi. Mia adorata Giulietta, in questi tragici momenti, mentre i miei buoni amici... Amici senza H? Mentre i miei buoni amici stanno preparando la mia fuga... Insomma, questi capricci, due... Capricci, capitano, capricci da miliardari. Gente che potrebbe benissimo viaggiare in transatlantico, in aereo. Ma sì, vogliono viaggiare in mercantile, in peschereccio. Hanno la mania della pesca tutti e due. Ho capito, ma perché non possono stare insieme? Ma gliel'ho già spiegato, capitano. Ma con quello che spendono, del resto, mi pare che avrebbero diritto a un peschereccio intero, beh, no? Beh, capitano mio, io voglio farle fare un buon affare. Del resto, se poi lei preferisce prenderne uno solo, io le lascio... No, un momento! Che sprescia che c'è. Beh, ci aggiunga 10.000 franchi. Va bene, vada per i 10.000 franchi. Anzi, 15. No, eh? Abbiamo detto 10, abbiamo detto... Due portafogli, come mai? Capirà che coi tempi che corrono, non si sa mai, potrebbero fregarmene uno e io c'ho sempre la riserva. Ecco qua i 10.000 franchi. Un momento. Rimettiamo in una busta. Niente di male, il vino porta bene allegria. Verificato, tutto è a posto. Esatto. Sente, Allora, siamo d'accordo. Lei mi manda subito le due scialuppe davanti alla villa. D'accordo? Una a destra della scogliera e l'altra a sinistra. Poi me le piazza uno a prua e l'altro a poppa. Oh, mi raccomando che non si incontrino finché non siete lontani dalla costa, eh? Perché poi una volta in alto mare non ha più nessunissima importanza. Lei oramai è a posto, gli fa fare una bella pescata, un buon caciucco e poi me li sbarca dove vuole lei. Un po' in là, naturalmente, Portofino, Chiavari, Rapallo, sì, dove vuole lei, sì, che penso mi... È una storia di nulla, non si finisce mai, Uribe. Ma la mia nottata, sta zitta. Ma che fiata! Oi. Ma che ci hai messo dentro, scema? Sì, secchi, un deve essere l'uomo. O invece dato un casinato del collo. Vai, forza. Uno, due, ovviare. Sì, trapponi con dietro. Arma Bill. Poor Sigmund. Vieni, arrivano le barche. Andiamo, salta.
Ma sciagurato, cosa fai? Ma non puoi entrare, c'è il dottore. L'ho fatto venire perché la sorvegli nel sonno. Poverina, il cuore, il polso. Ma vuoi farti scoprire? Vuoi mandarci all'ergastolo tutti quanti, ora che c'è una via di salvezza? Io voglio vedere Giulietta ultima volta. Ma tu sei uno stupido. No, basta che tu gli mandi un telegramma quando sbarchi. So... Giulietta arriva subito. Ma lo sai che non può vivere senza di te. Solo un minuto. Ma vai, vai a preparare la valigia. C'è il dottore, io lo mando via. Vai, vai, che la barca sta arrivando. Madame, c'è la barca. Due barche. Aspetta, aspetta. Vieni, Bill, vieni. Fai presto, Bill. Non abbiamo un minuto da perdere. Ci potrebbero scoprire. Ma Giulietta... D'accordo, d'accordo. Senti, tu appena arrivi, mandi un telegramma e noi arriviamo subito, okay. Capisci? Con qualunque mezzo. Right. Che Dio ti benedica, figliolo. Vai, caro, vai. Aspetta, aspetta. Ecco, ecco. Piano, piano, piano. Metti giù. Vai piano. Io voglio dare il mio diario, Giulietta. Sì, sì, ma fai piano, fai piano. Oh, sta tranquillo, Sigmund. Al nostro pesciolino ci penso io. Te lo spedisco subito appena arrivi, eh? Ciao e buona pesca. Ah, scusa, il tuo portafoglio. Ah, danke schön. Ciao. Auf bald. Ciao. Tempo. Invenzione degli uomini. Come può essere lunga una notte? Accidente, secco! Oh, Bertomè! Distecca! Sciacaluga, Giovanni! Parodi! Ripescio! Dove sono? Averius, let's go back! Tornare indietro! Capitano, noi volevamo tornare subito a terra! Ehi, galantoni! Galantoni! Guardate un po' cosa c'era nella busta, 35.000 franchi! Io voglio i miei denari! Volevi denaro? Esatto! Io pagare! Vedevo. Sarebbero questi i vostri dollari? Ci fidano anche per il fondo delle braghe! Legato! Lasciateli stare! Legateli! E consegnateli al fuoco! Consegnateli, carogne! Sporcaccioin! E ti se t'acciapo figlio della buona donna, te l'infilo in tuo coscio! Schifoso farrabbetto squercio da lì! Guarda, fa presto? Beh, chi è? È il taxi?
Dio non voglia, ma dalle descrizioni ho paura proprio che si tratti di roboletto. E liquidalo. E liquidalo. Liquidazione difficile, merce abbondante. Ah, su, su, muoviti, muoviti. Peppino! A Peppino! A Peppino! Tu sta Peppino, eh? Se non mi dici dove sta Peppino, sta per naso e te la pisci con fronte, hai capito? Peppino! Peppino! Andiamo, andiamo! Accidenti, ma che cos'era, un uomo o un rinoceronte? Pazzo! Maledetto! Ah, sì! No, meno male. No, egregia signora, prego, si accomodi anche lei, signore. Favoriscano, vedranno come andrà a prego. No, ma dobbiamo andare fuori, abbiamo da fare. Ragionier Zeppini, inviato della contessa Pescetti, come da raccomandata con ricevuta di ritorno. Ah, sì, sì, ricordo. Beh, che cosa desidera? Desidero 4 mesi di affitto della villa e di prendere immediatamente le consegne, prego. Sì, ma dobbiamo uscire, dobbiamo... No, vedere. Desidero inoltre controllare l'asserzione secondo la quale alcuni quadri raffiguranti antenati della famiglia Pescetti sarebbero stati venduti nella vicina località San Mamerto il 6 ottobre ultimo decorso. Ah, ma non è vero. Il 6 ottobre, non è vero. Ma i quadri li controlliamo fra un'oretta. No, quando uno dice no, è no. Anzi, desidero dirle che intendo procedere ad una immediata verifica dei quadri esistenti nella villa secondo nota. Prego, si accomodino pure. È inutile. Sì, caro signore, avanti. Noi andiamo un momentino fuori, perché è una cosa... Prego, signora. Ma che maniera è questa? Ah, ingresso. Vediamo un po'. Natura morta, consigne, dalie e tulipani. Pietro! Ma che cosa? Non ci vadi, ragazzi. Sì, bambini. Ma non si direbbe. Ma ad ogni modo procediamo con ordine. Fanciulla con pestello e numero un pollo, perfettamente. Chiudi. E anche il ragioniere è sistemato. Andiamo, svelta. Va presto. Vai. Andiamo, presto, svelti! Chi sei tu? L'autista del tassì. Chi aspetti? Quei due signori. Andiamo, entra. Andiamo! Un momento! Dentro! Chiudi il cancello e prendi la chiave. È questa la villa? Sì, questa. Dove hanno buttato il morto? Dunque, io ero là dietro, ho tirato sulla lenza perché ero rimasto senza bachi. Ma che bachi? Dove hanno buttato il morto? Ha fatto un tuffo dagli scogli. Ma chi? Il morto deve essere là dietro. Morto! Su! Aiuto! Aprite! Ma scalzoni farabutti! Sì. Arrestatelo! È uno! Dico! Aiuto! Ma chi siete? Ma io non vi avevo ancora chiamato! Non fa niente! Lasciatemi! Piantala, che meraviglia! Eravamo lì! E piantala! Norcinaro! Avaccaro, macellaro, mostro di Londra! Tenetelo, che mollo rovina! Fermi tutti! Polizia! Prendetelo! Tenetelo fermo! Arrestatelo! Aromolè, sei tu Tartimburtino, dai! Lasciatemi! Io sono il ragionier Zeppini! Affari, perdo! Avanti, venite! Fermi! Eccoli là! Scappano! Dove? Là! Mannaggia! Tu con me! Svelto. Correte! Via. Presto! Avanti, svelti! Via!
una macchina, un tassì, con un uomo e una donna dentro. Dove è andata? Di là. Avanti, presto. Guardala il nostro commissario come corre. Ecco un funzionario che farà molta strada. Guarda, Costantin, quella gibbia giù in fondo. Sì, c'è Giulietta sopra, lo sento. Naturale, si arrestano gli innocenti. Ma voi non sapete chi sono io. Io ho un cognato onorevole. Eh no, non finirà qui. Mio cognato, l'onorevole Berchielli, ne parlerà a Montecitorio. Eh sì, ne parlerà a Ma che aspetti, annaccia pure di a Montecitorio. Abbandoniamo. Non bel dire, ma il Corriere è sempre un gran bel giornale. Che carta, che carta! Denaro, sempre denaro. Chimere. Ma guarda, guarda come tutto è piccolo di quassù. È già così lontano. Dove saranno i nostri pellegrini? Forse sono quelli? Ah, sì, sì, lo sento, sono loro. Che cari ragazzi. Lavorare! Arbeiten! Work! Ah. Mm. Bill, tu hai fatto male. No, Sigmund's nothing serious, thank you. Bill, pelare io tue patate. Zai, Rui. Bitte. Thank you.